Nuova puntata di Un Caffè con, un break sull'attualità. Insieme con noi oggi Andrea Lorentini, presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime dell'ESL. Grazie per essere qui con noi oggi. E naturalmente quest'anno è il 30° anniversario da questo fatto così tragico, così triste, che ha riguardato anche il nostro territorio, in particolare anche la tua famiglia. Io non mi soffermerei tanto nella storia, insomma, che ti riguarda così da vicino, con la perdita di tuo padre e con l'impegno anche di tuo nonno. Parlerei un po' di quelle che sono le questioni che hanno fatto parlare un po' di questa vicenda nell'ultimo periodo. Per esempio Claudio Chiarini, proprio anche oggi nel giornale, ha chiesto alla Juventus la possibilità di poter partecipare alla partita della finale di Champions proprio in occasione di questo anniversario. Non so come valuti questa proposta, questa iniziativa. Senza dubbio è una proposta interessante, proprio Claudio Chiarini mi aveva anche anticipato questa sua volontà di iscrivere alla Juventus, so che lo ha fatto e ha scritto direttamente al presidente Andrea Agnelli. Io mi auguro che la Juventus comunque abbia sensibilità rispetto a questa sua richiesta e nei limiti del possibile possa comunque esaudire questa richiesta, perché sarebbe comunque anche un segnale comunque di vicinanza nei confronti di chi fortunatamente è riuscito a sopravvivere alla curva Z, perché di sopravvissuti bisogna parlare per quello che sono state le dinamiche di quella serata, e possa come dire, regalare magari a loro un momento di vicinanza e anche aiutarli magari a superare quelle che sono state delle conseguenze anche psicologiche per molti veramente pesanti, magari facendoli assistere alla prossima finale di Coppa dei Campioni, che come ci auguriamo tutti sarà sicuramente un momento di sport, indipendentemente da poi chi sarà il vincitore sul campo. Lei appunto è presidente di questa associazione, una realtà relativamente recente. Quali sono le finalità e le motivazioni che l'hanno spinta a costituire questa aggregazione? Noi abbiamo ricostituito l'associazione lo scorso gennaio, quindi sono pochi mesi di attività. L'associazione è rinata con alcuni obiettivi chiari e semplici. Innanzitutto quello di difendere la memoria delle vittime dell'ESL, che a distanza di tanti anni ancora è troppo spesso offesa, soprattutto negli stadi italiani, in alcuni stadi italiani. Questa è una cosa assolutamente vergognosa e che non possiamo assolutamente più tollerare, non solo noi come familiari, ma una società civile evoluta come pensiamo possa essere quella italiana. Dall'altro c'è la volontà e l'obiettivo di allenare la memoria, e quindi fare manutenzione di memoria per evitare che questa tragedia, che per tanti anni è stata tenuta comunque nel dimenticatoio, perché è una tragedia comunque scomoda per tanti motivi, possa comunque essere raccontata, e raccontata raccontando appunto soprattutto le verità di questa tragedia, perché non ci può essere memoria senza verità, e soprattutto nel fare memoria non si può prescindere dalle verità storico e processuali di questa vicenda. Quindi difesa della memoria e della dignità delle 39 vittime, diciamo questo concetto di allenamento della memoria e divulgazione della memoria soprattutto verso le nuove generazioni. Noi abbiamo in cantiere, alcune le abbiamo già fatte, iniziative nelle scuole e nelle università, e poi anche quello di promuovere iniziative che possano anche instillare soprattutto nei più giovani il seme della non violenza, perché noi nel nostro piccolo non abbiamo la presunzione di cambiare ovviamente la cultura sportiva in Italia, ma vogliamo con il nostro impegno contribuire a migliorarla, perché se oggi la cultura sportiva in Italia è ancora molto da migliorare, è proprio perché si è fatta poca memoria sull'ESL. Ecco, una di queste iniziative particolari che voi state portando avanti riguarda quella del ritirare il numero 39 dalla maglia della nazionale. Ci può spiegare com'è nata questa idea, le finalità, insomma? L'idea nasce dal fatto che all'ESL muoiono 32 italiani su 39 vittime totali, ma non sono tutte juventine. Ci sono tre tifosi interisti, per esempio c'è un fotografo che era là per fare il suo lavoro, e quindi noi con questo gesto vogliamo il ritiro della maglia 39. Ovviamente è simbolico perché non
esiste la maglia numero 39 dell'Italia, ma ovviamente 39 è il simbolo, è il numero delle vittime, e soprattutto con questo gesto noi vorremmo che la Federcalcio e la Federazione Italiana potessero sensibilizzarsi sull'argomento e soprattutto fare anche propria questa tragedia, perché questa non è una tragedia soltanto di una parte, non è una tragedia diciamo del tifo juventino, è una tragedia italiana, perché ovviamente non muoiono solo tifosi juventini, ed è anche una tragedia europea, perché ovviamente ci sono anche 7 vittime, alcune belghe, alcune francesi. Quindi noi vogliamo che questa tragedia sia riconosciuta a tutti gli effetti dal calcio italiano. C'è qualcosa su questa vicenda, ma non solo, che è cambiato da allora, per quello che riguarda anche il riconoscimento di responsabilità in quello che avvenne? A seguito della tragedia si è svolto un processo penale in Belgio che è durato oltre 6 anni. Il processo, alla fine dei 3 gradi di giudizio, ha emesso alcune sentenze di condanna. La più importante, la più significativa, è la condanna dell'UEFA. L'UEFA è stata riconosciuta responsabile per le negligenze nell'organizzazione e preparazione di quell'evento, perché fu scelto uno stadio, l'Eisel, che era uno stadio completamente fatiscente, uno stadio che praticamente si sbriciolava sotto i piedi, con standard di sicurezza totalmente inadeguati per ospitare non solo una finale di Coppa dei Campioni, ma soprattutto i tifosi inglesi, i cosiddetti hooligans, che a metà degli anni 80 fuori dai loro confini erano assolutamente pericolosi e si sapeva. Non solo, l'UEFA è anche responsabile di una gestione scellerata dei biglietti, perché nel settore Z non devono finire tifosi italiani, poi tra l'altro non erano i gruppi organizzati juventini ma erano famiglie. Grazie. Non erano famiglie, ma o meglio, non erano gruppi organizzati ma erano famiglie, quindi persone che erano andate per assistere sia alla partita ma anche per farsi una gita a Bruxelles e visitare una capitale europea. Per tutte queste responsabilità l'UEFA è stata condannata, e questa è una sentenza che fa giurisprudenza, perché prima di allora l'UEFA non era responsabile degli eventi che organizzava. Infatti nel biglietto di quella finale, ma anche nei biglietti delle finali precedenti, c'era scritto che l'UEFA declinava ogni responsabilità in caso di incidenti. L'UEFA prendeva l'80% dell'incasso, e se accadeva qualcosa era responsabilità di chi doveva gestire l'ordine pubblico. Quindi l'UEFA viene condannata, e quella è una sentenza che fa giurisprudenza per il calcio europeo, perché da quella sentenza in poi l'UEFA è comunque obbligata ovviamente a utilizzare degli standard di sicurezza adeguati nelle proprie manifestazioni che organizza, e quindi ha contribuito a migliorare l'organizzazione delle manifestazioni per l'UEFA, e questo si deve grazie soprattutto alla tenacia dell'Associazione per Familiari delle Vittime, la prima, la storica, che fondò mio nonno, e soprattutto anche alla sua tenacia, al suo coraggio come presidente nel portare avanti questa battaglia processuale che è durata appunto oltre 6 anni, e si è arrivata a questa sentenza storica che fa giurisprudenza. Poi sono stati condannati anche alcuni hooligans inglesi, oltre al capitano della gendarmeria belga. Si può dire giustizia completa è stata fatta? Chiaramente sul fronte dell'UEFA sì, perché è una sentenza storica. Per quanto riguarda le altre responsabilità, in senso generale si poteva anche sperare di ottenere qualcosa in più, perché sono stati condannati soltanto una decina di hooligans, ma per quelle che erano le condizioni date, ricordiamoci che è un processo che si è celebrato quasi 30 anni fa in un paese straniero, con tutte le difficoltà che del caso, sicuramente si è ottenuto il massimo che si poteva ottenere, e la condanna dell'UEFA rappresenta comunque una sentenza che è centrale nella tragedia dell'Eisel. Per quello invece che riguarda la violenza negli stadi, anche da parte di persone che vanno allo stadio non per guardare la partita, godersi un buon calcio, stare insieme con gli amici, con la famiglia, si può dire che è cambiato qualcosa, soprattutto anche magari guardando quello che è il panorama italiano, non ultimo i fatti che sono successi al derby di Roma, insomma. Ovviamente oggi un altro Eisel difficilmente può accadere con quelle dimensioni e quelle dinamiche, per tutta una serie di motivi, però 30 anni dopo in Italia dall'Eisel si è imparato poco o nulla, soprattutto in tema di cultura sportiva, di rispetto. Oggi io non voglio, come dire, unificare tutte le persone che vanno in curva, perché tra gli ultra ci sono anche persone comunque che vivono questo loro passione, attaccamento alla squadra, in maniera sana,
in maniera vera, gli ultra fanno anche spesso e volentieri beneficenza e anche un modo per fare aggregazione. Poi ci sono quelle frange di idioti, di stupidi che non hanno nulla a che vedere con il vero tifo, ma che però spesso e volentieri riescono comunque a condizionare tutto il resto. E qui credo che sia importante anche da parte delle società prendere comunque dei provvedimenti seri e soprattutto isolare queste frange violente del tifo, perché quelli con i veri tifosi non hanno nulla a che fare. Però credo che qui sia importante, al di là dell'applicazione delle leggi e della certezza della pena, perché in Italia ci sono comunque le leggi, ma spesso voglio dire, chi commette questi gesti di violenza poi magari dopo qualche giorno si trova di nuovo a spasso. È importante anche che le società prendano distanza dagli ultra più violenti, soprattutto da quelle frange violente del tifo, che sono di fatto dei teppisti, dei delinquenti. Ecco, questo ancora in Italia non è avvenuto e questo, ecco, secondo me è uno degli aspetti per i quali si deve ovviamente non solo sensibilizzare, ma è necessario fare un passo in avanti. Ecco, la vostra associazione proprio su questo tema, quello della formazione, dell'educazione anche a vivere lo sport in una maniera sana, è uno dei punti cardine delle proprie attività. Proprio recentemente, in questi giorni che freneticamente lei in qualità di presidente sta vivendo, avete avuto anche un incontro al liceo scientifico di Arezzo, dal quale è partita anche una proposta nuova per certi aspetti del suo genere. Di cosa avete parlato e qual è anche l'impressione che ha avuto dai ragazzi, dalle nuove generazioni che non erano neanche nate quando sono successi questi fatti? Ma devo dire, innanzitutto è stato un incontro molto interessante e nel corso del dibattito, dell'incontro al liceo, i ragazzi avevano proprio anche illustrato il lavoro che avevano fatto su questa tragedia e mi ha fatto molto piacere vedere come comunque si erano preparati, perché l'ESL è un argomento molto complicato, al di là poi dell'aspetto, diciamo, drammatico della morte di 39 persone, ci sono tutte le dinamiche che anche prima ho accennato, oltre alla responsabilità dell'UEFA, la totale, diciamo, inadeguatezza della polizia, delle autorità belghe nel gestire l'ordine pubblico. Quindi ha delle dinamiche particolari. L'ESL è una strage annunciata per tanti motivi, non è un qualcosa che accade fatalmente. Però ecco, i ragazzi, nonostante un tema così comunque complicato, non solo hanno svolto un ottimo lavoro, ma poi sono stati molto attenti, hanno anche a fine del dibattito posto delle domande proprio per saperne di più. E questo per noi è importante, perché raccontare quella che è la verità dell'ESL sicuramente colpisce, perché sono anche una tematica molto forte, però è sui ragazzi che bisogna investire, quindi far riflettere loro su quello che è accaduto, perché loro possano poi capire quelli che sono invece i veri valori, non solo dello sport ma anche della vita. Quindi avremo poi anche nei prossimi mesi, poi a settembre quando rinizieranno le scuole, andremo anche in giro per l'Italia proprio per parlare con gli studenti. Arezzo è stato, diciamo, il capofila di questo nostro progetto. Io tra l'altro qualche giorno dopo, il 22, ero a Reggio Emilia a parlare all'università, agli studenti universitari, che sono ragazzi che hanno qualche anno in più, ma è sempre importante appunto parlare a loro di queste tematiche e soprattutto fare memoria raccontando la verità, proprio perché diventi spunto di riflessione e gli aiuti anche a loro a riflettere, metabolizzare e diventare migliori. E se guardiamo proprio a un fatto che anche questo si è svolto recentemente, la Curva Sud ha portato avanti un'iniziativa forse anche che solo qualche anno fa non ci saremmo mai aspettati. Come valuta quello che è successo in questa occasione? Ma io devo innanzitutto, e l'ho già fatto, anche ringraziare pubblicamente i tifosi della Curva Sud dello Juventus Stadium, che in occasione dell'ultima gara casalinga della Juventus di questo campionato hanno messo in scena una coreografia molto bella e molto toccante, molto emozionante. Io colgo anche questa occasione per ringraziare pubblicamente, anche a nome ovviamente dei familiari che rappresento, tutti coloro che si sono impegnati per realizzare quella coreografia. E la cosa, devo dire, più significativa e anche più toccante dal punto di vista nostro come familiari,
a vedere magari anche famiglie, bambini, genitori, tenere in mano uno striscione, un cartoncino con i nomi delle vittime, quindi dei nostri familiari, compreso ovviamente anche mio padre. Quindi è stata una cosa molto, molto emozionante e, come dire, mi piacerebbe anche pensare che si possano anche essere informati sulle storie magari di queste 39 vite innocenti. Credo che quello sia stato veramente un bel gesto di impatto, però devo dire che dal punto di vista dei tifosi della Juventus, soprattutto in questi anni, c'è una presa di coscienza sempre più forte, e soprattutto su quella che è stata quella tragedia, e sono protagonisti spesso di iniziative proprio per ricordare quella tragedia. Quindi da questo punto di vista onore a loro. E per quello che riguarda l'aspetto della sicurezza negli stadi, a prescindere dall'aspetto della cultura e quindi della formazione, dell'educazione a vivere lo sport in maniera sana, come un momento di spettacolo, di aggregazione, di divertimento per tutti, ci sono sempre anche discussioni che vanno avanti da anni su quello che può essere invece l'aspetto più repressivo nei confronti del tifo violento. Cosa può essere fatto in questo ambito, a suo modo di vedere? Ma se noi spesso si parla, no, del modello inglese, anche qui però bisogna fare una precisazione. Molti si dice l'Inghilterra dall'Ezel ha imparato, l'Italia no. Cioè, l'Italia non ha imparato, e questo è un dato di fatto. L'Inghilterra non ha imparato dall'Ezel, ha imparato da quello che gli è accaduto in casa loro 4 anni dopo, quasi per una legge del contrappasso. Nell'89 allo stadio di Sheffield muoiono perché vengono, diciamo, messi in un settore che è troppo stretto e quindi non li può contenere tutti, 96 tifosi del Liverpool, in un Sheffield Liverpool dell'aprile dell'89. Quindi quasi per una legge del contrappasso 4 anni dopo è Liverpool che vede morire addirittura 96 suoi tifosi. Ovviamente lì non c'entra la violenza di altri, c'entra la disorganizzazione anche lì della polizia inglese e il fatto di aver venduto troppi biglietti per quel settore. Ecco, da quel fatto lì, che accade in casa loro, l'Inghilterra cambia totalmente atteggiamento e prende spunto da quello proprio per mettere in atto delle misure, appunto, repressive all'interno degli stadi. Cioè, se in Inghilterra uno dal proprio posto si alza anche solo per un'esultanza o un gesto, diciamo, un pochino meno composto, rischia di essere preso e messo nella galera, che è direttamente nello stadio. Lì ovviamente c'è stata una forte repressione, grazie anche all'intervento dell'allora primo ministro Thatcher, si è arrivati a far sì che gli stadi in Inghilterra siano dei salotti, ognuno sia proprio composto al proprio posto, si canti, si tifi, però senza andare oltre. In Italia sicuramente si può vedere come esempio a quel modello, però credo che innanzitutto sia importante, e poi un altro aspetto importante: in Inghilterra ci sono gli stadi di proprietà. Questo permette anche alle società comunque di responsabilizzarsi, di avere anche un proprio sistema di sicurezza interno. In Italia la Juventus è capofila come stadio di proprietà, adesso lo sta ultimando anche l'Udinese, però siamo comunque molto indietro da questo punto di vista, e servirebbero appunto soprattutto la certezza della pena. Invece oggi chi delinque allo stadio, anche nei pressi, perché basta pensare quello che è successo anche all'ultimo derby, non solo ovviamente Juve e Lazio, Roma-Lazio, ma anche il derby di Torino, è arrivato il pullman della Juventus, abbiamo visto dei tifosi del Torino che prendevano a calci, tiravano sassi contro il pullman, addirittura c'erano babbi con i figli magari di 10, 12, 15 anni. Quindi ecco, ci rendiamo conto, e quelle sono persone con le quali non è stato fatto praticamente nulla. Quindi è importante la certezza della pena e soprattutto stringere un giro di vite rispetto a chi allo stadio va esclusivamente per delinquere, non per guardare la partita. E però qui serve quello che dicevo prima, anche una presa di posizione delle società, che però troppe volte sono succubi e schiave invece delle frange più violente del tifo. Grazie ad Andrea Lorentini per il grandissimo lavoro che fa a tutti i livelli, non solo a livello locale, nazionale, ma internazionale. E il tempo a nostra disposizione si è concluso, quindi noi auguriamo un in bocca al lupo all'associazione che lei guida, e ai nostri telespettatori non resta che darci appuntamento alla prossima puntata del Caffè Con. Arrivederci.